Guarda! Offro, vendo, scambio, cielo, prezzi favolosi, scarti di cantine, dammi nicoli merdosi. Su cosa aspetti, vieni qui, basta solamente un clic, sei su stupido.it. Ehi, Giuseppa! Dimmi, Gede Arpa! Guarda, cosa ho trovato su stupido.it? Le mie dita? No, no! Guarda di fianco la foto delle tue dita! Ho trovato la spada originale di Excalibur! Oh, signore, ma è proprio lei! Quella estratta da Re Arturo per dominare i bretoni! No, questa è ancora infilata nella roccia e vuole soltanto 5.000 euro! Ah, ma quella cifra sarà sicuramente già andata! Proviamo a chiamare! Ma perché? Pronto? Sì, pronto, salve! Sì? La disturbo, chiamo per l'annuncio su stupido.it. Riguardo? La spada nella roccia. Lei ha il proprietario di Excalibur, giusto? Quella giusta? Sì, l'ho fa- c'ha delle foto, ci sono delle foto, no? Sì. L'ho fatta io, ho fatto tutto io. Cioè la... A parte la pietra l'ho comprata da uno che vende da un marmista, ma la spada l'ho fatta io pezzo per pezzo, fresata, perché io ho l'officina tornita, tutta. Quindi la fucina nella quale è stata realizzata la spada magica è sua? Sì, esatto. Ma lei ha parenti maghi? No, sono io il mago. Ah, ok, perfetto. Senta, di che materiale è fatto? Tutto acciaio inox 304. Acciaio inox, perché le spiego, io sono scudiero, in realtà il mio padrone è la persona interessata alla spada. Posso passargliela? Come? Posso passarle il mio padrone? Un attimo, Sì. Padrone, padrone, ha risposto. Orsù, scudiero, cedimi il posto. I miei rispetti. Grazie. Lei è forse il proprietario di questo magico oggetto spadiforme denominato Excalibur? Esattamente. Ah, mio prode fabbro, mio magnifico e nuovo Efesto, trovatoti orsù e alfine. Quindi quanti scudi desideri in cambio di questo maestoso oggetto tagliforme? Quanti scudi? Scudi, possiamo fare fiorini, ormai. Fiorini o talleri. Credo che la valuta corrente sia l'euro. Ah, robaccia, sesterzi. Orsu, sorgi dalla tua fucina e dimmi il vile prezzo per acquistare questo incredibile e straordinario oggetto dotato di fantastici poteri. Io avevo scritto un prezzo, mi sembra, su internet. Sta il telefono. Cos'è? Credo che si riferisca al prezzo. Io ho letto 5.000 euro. Sti cazzacci! È un prezzo esoso, mio vile. Parliamo seriamente. Lei è interessata a comprarlo oppure non è che... Sì. Orsù, villico, come potremmo noi seriamente affrontare il discorso di una minchia di spada fatta con l'acciaio delle pentole, che per la quale tu richiedi 5.000 pidocchiosi cazzo di euro e sta nel tuo giardino? Come potremmo noi prendere seriamente questa cazzata? Come fai a mettere a fare un annuncio con l'Excalibur spada nella roccia a 5.000 euro? Ma quanto tempo ci hai perso per costruire Excalibur? Questo è un discorso mio personale, non è che devo saccare, non è che conto. No. Ma no, ma cosa me ne faccio di una spada a grandezza naturale di Excalibur fatta da te poi, che non ci assomiglia? Cos'è? Cos'è? Uno stetoscopio. Cos'è? Una cuffia da DJ con una lama? Perché dovrei spendere 5.000 euro per 2,10 metri di pentola? Dentro il marmo, neanche dentro la roccia vera, dentro il marmo l'ha piantata sto pirlo. Ce l'hai per caso il casco di Efesto? No, quello no. Vediamo di rimanere un attimo per terra. Aspetta, allora senti, su. Come vediamo di rimanere per terra? E fai un annuncio in cui vendi Excalibur. Ciao, un saluto. Ciao! Spade di Gaemon, fanculo te la Gillotto. No. Testo di cazzo. Scambio cielo, prezzi favolosi. Scatti di cantine, dammi Nicoli merdosi. Su cosa aspetti, vieni qui. Basta solamente un clic. Sei su stupido. Cioè, anche mio padre fa le armature, però. Oh, Marco, ti prego! Non, lo non ho voglia di precipitare oggi. Soffro. Aspetta, aspetta, perché c'è una battuta al maestro. Sai perché Re Artù pescava tantissimo? Wow. No. Perché aveva l'Excalibur.